Sono soprattutto gli studenti oggi a concludere la maratona al Teatro Marocino di Chieti al Via da sabato 18 maggio per 50 ore di lettura senza interruzione. 500 lettori, 50 autori, la città che legge, la pace. Il tema individuato per l'edizione 2024 è quello della guerra, intesa non solo come conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati o in genere fra gruppi organizzati etnici, sociali, religiosi, eccetera, nella sua forma estrema e cruenta, quando cioè si è fatto ricorso alle armi, ma anche come evento travolgente nella sfera sociale, etnica, culturale, economica e individuale, capace di segnare da sempre la storia dell'umanità. Il vice sindaco De Cesare dice che il Teatro Marocino si ferma e si conferma come luogo aperto e inclusivo, contenitore qualificato e attore protagonista di straordinaria vivacità culturale. Cristina Stumpo, che è un componente della deputazione teatrale, oggi si conclude questa bella avventura, la città che legge la pace. Sì, è stato un bellissimo evento, un evento che ormai organizziamo da 5 anni, compreso l'intervallo ovviamente del Covid, e solo che quest'anno ci siamo spinti un po' oltre, solitamente durava 24 ore, l'abbiamo portata a 50 ore, il che vuol dire 500 lettori ininterrottamente da quando si è aperto l'evento, cioè sabato alle 11, fino a stamattina all'una. E abbiamo avuto gente anche di notte, quindi siamo molto contenti. La città risponde bene, secondo me, a questi eventi perché è comunque bello leggere e lo apprezzano, ecco, anche se leggono di notte. Sono venute tantissime scuole, stamattina abbiamo tutte scuole. Soprattutto per il tema no alla guerra. Infatti, ci sono delle diapositive che scorrono, delle immagini che scorrono mentre i lettori recitano il loro pezzo e l'ultima di queste diapositive dice proprio cessate il fuoco ed è questo che noi ci auguriamo perché il tema è estremamente attuale, inutile dirlo. E i libri che hanno fatto parte di questa rassegna sono tutti libri che parlano di guerra, di autori dai più famosi, da Tolstoi a Marquez, insomma. Quindi sì, il tema è importante perché ogni anno questa maratona prevede un tema. Dalle pagine del Teatro Marocino parte un no forte alla guerra e un sì alla pace. Decisamente forte, di qualunque popolo si tratti, palestinesi, israeliani, ucraini, russi, la pace deve regnare nel mondo e bisogna cercare di promuoverla. Noi cerchiamo di farlo nel nostro piccolo con questo evento.